Poco meno di 10 giorni e il Cosenza, davanti alla Corte d'Appello federale della FIGC, conoscerà l'esito del ricorso presentato dai regali incaricati dal club del patron Eugenio Guarascio contro la decisione assunta dal TFN di penalizzare il club di 4 punti nella classifica del campionato in corso a causa del mancato versamento entro i limiti di tempo delle ritenute IRPEF e dei contributi IMSS relativi alla stagione precedente. Una sanzione che potrebbe essere ridotta alla luce delle memorie presentate e visto i precedenti in materia. Dunque, in attesa di quello che verrà, la squadra di Alvini, che comunque ha conquistato 9 punti sul campo, si appresta ad ospitare domenica alle 15 il Sud Tirol, reduce dalla sconfitta nel posticipo con il Palermo. Serve conquistare un altro successo, il terzo dopo Cremonese e Sampdoria, spinti dal calore del pubblico di casa. La stessa spinta che certamente avrà anche il Catanzaro, impegnato al Ceravolo con il Modena. Serve risalire la classifica, lo sa bene Caserta, che guarda con fiducia al prossimo impegno. Bisoli dovrà fare i conti con tante assenze e fuori casa fin qui ha conquistato 2 pareggi e 1 sconfitta. Vedremo cosa accadrà. Intanto i tifosi giallorossi chiedono a gran voce un cambio di passo e anche di modulo.